169esimo anniversario della Polizia di Stato, una celebrazione alla Questura di Napoli per ricordare gli agenti caduti in servizio e l'occasione per fare un bilancio annuale delle attività di contrasto alla criminalità. Il servizio di Michele Giordano. L'impegno della polizia al fianco del cittadino, la difesa della legalità, la lotta al crimine sono i temi in primo piano in occasione della celebrazione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A Napoli cerimonia in questura nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid. Il questore Alessandro Giuliano con il prefetto Marco Valentini ha deposto una corona all'altare dei caduti della polizia nell'adempimento del dovere. I dati più significativi del bilancio dell'attività della questura di Napoli dal 1 aprile dello scorso anno al 31 marzo, 1.647 persone arrestate, 7.776 denunciate, sequestrati oltre 400 kg di cocaina, eroina e droghe leggere. Assessore, 12 mesi di pandemia, 12 mesi di attività della Polizia di Stato, che cosa raccontano questi dati al di là delle statistiche? Raccontano naturalmente che come le altre forze dell'ordine non ci siamo mai fermati, che siamo stati vicino alla gente anche in questo momento particolare. La criminalità organizzata, con le immense liquidità di cui tipicamente dispone, si approfitta sempre delle condizioni di difficoltà e quindi questo è un momento decisivo per seguire con attenzione le sue capacità corruttive e di infiltrazione nell'economia. Ci sono tensioni per quanto riguarda l'ordine pubblico? Sì, noi siamo sempre molto preoccupati e molto sensibili alle tensioni sociali, soprattutto in questo periodo dove molte persone stanno soffrendo gli effetti economici della pandemia.